Benvenuti al congresso Agora 2022. Siamo qui con il dottor Roberto dell'Avanzato. Buongiorno. Buongiorno, dottor dell'Avanzato. Allora, partiamo con la prima domanda. Quali sono i contenuti innovativi, le conferme che vuole evidenziarci relativa alla sua partecipazione al congresso? Beh, sicuramente negli ultimi anni molte tecniche non chirurgiche si sono sviluppate per quanto riguarda l'area delle ginocchia, un micro distretto sicuramente molto interessante, molto sentito e per il quale sono state create delle sinergie sicuramente innovative. Per questo, grazie ovviamente all'organizzazione del congresso, splendidamente organizzato dall'Agora come ogni anno e da 2 anni qua al MICO, ho deciso di, come presidente, invitare quelli che sono i migliori specialisti nel trattamento di questa microarea, che hanno la possibilità anche di lavorare in sinergia utilizzando differenti metodiche. Quindi dopo una iniziale classificazione fatta direttamente dalla dottoressa che ha classificato e pubblicato proprio la classificazione degli inestetismi sulle ginocchia, avremo un excursus di tecniche iniettive, di medical device, di energy based device, in sinergia per esempio con degli innovativi acidi ialuronici ad alto e basso peso molecolare uniti in complessi ibridi cooperativi, che sicuramente fanno da base per poter avere un bioremodellamento di un tessuto in maniera molto importante. Sulla base di questo ovviamente dei cicli di carbossiterapia possono essere sinergizzati, la tecnica che ho modificato già da tanti anni è endolift, ovvero fibra laser che permette con una lunghezza d'onda di 1470 nanometri di essere molto efficace su quello che è lo shrinking e il tightening del tessuto. Ma non solo cedimento cutaneo, anche cedimento muscolare, quindi lavorare più in profondità con quelli che sono gli ultrasuoni microfocalizzati con sistema di visione che permettono in maniera sicura di erogare un'energia a una profondità corretta. Non c'è solo questo, c'è anche a volte grasso in eccesso o grasso in difetto, quindi sicuramente su quello che è in difetto dei bioremodellamenti con vari iniettabili portano un effetto accattivante molto bello per quanto riguarda la parte delle ginocchia. Indiscutibilmente anche quando c'è un eccesso di tessuto adiposo, delle tecniche come la intralipoterapia oppure anche la laser lipolisi o la criolipolisi possono essere sicuramente di notevole efficacia in quest'area molto sentita a tutte le età. Bene, dottor dell'Avanzato, volevo chiederle, nella sua esperienza, ci sono delle raccomandazioni specifiche per i colleghi? Beh, certamente è una delle sessioni per la prima volta ben strutturate su quello che è un'area così sentita ma anche un'area così complessa nel trattamento, perché la dinamica del cedimento, la dinamica della lassità, la dinamica del difetto, dell'eccesso di tessuto adiposo è sicuramente non semplice da trattare con solo una metodica. Ecco perché all'interno di quella che è la visita medica viene fatta un corretto iter diagnostico terapeutico per scegliere le migliori metodiche in base al punto di partenza iniziale. E questo permette, da statistiche, di avere un risultato di successo circa nel 70-80% dei casi, quindi sicuramente con un giusto percorso diagnostico-terapeutico si riesce ad avere dei risultati molto buoni, e questo spero che sia il take home message da portare a casa per i nostri colleghi alla fine della sessione. È innegabile che la medicina estetica stia diventando sempre più sicura ed etica. Ci sono dei rilievi clinici, pratici e raccomandazioni per i pazienti? Sì, quello che è importante è certamente affidarsi a mani esperte, mani certificate, medici che hanno fatto un corretto percorso formativo, che abbiano ovviamente qualifiche importanti per quanto riguarda la formazione nei vari device, nei vari protocolli, nelle varie metodiche, indiscutibilmente centri o medici che possano offrire tutto quello che è a disposizione della medicina estetica affinché possano scegliere quali metodiche combinare per ottenere il massimo risultato possibile, fuggendo ovviamente quella che è un po' la medicina estetica low cost, fuggendo un po' quelle che sono le pagliacciate televisive, dove ovviamente si possono alternare magari delle foto di bellissimi risultati, magari anche photoshoppati, ma non sempre ovviamente, magari a delle vacanze all'estero piuttosto che altre cose che non sono, diciamo, nella nostra deontologia medica. Lei ha toccato un tasto dolente, diciamo, appunto, parlando di pagliacciate televisive, ed arriviamo anche ai social media, che stanno diventando sempre più importanti anche in medicina estetica, soprattutto per le nuove generazioni. Hanno effetti negativi, la continua disinformazione trasmessa dai vari influencer, ma c'è anche un aspetto positivo.
perché può rafforzare una corretta informazione nel trasmettere quello che non deve essere fatto in medicina estetica. Qual è la sua opinione in merito? Sì, è proprio questo in effetti il concetto, nel senso i social, come un po' tutto ovviamente, se usati bene sono un grande strumento per far sì che si possa avere un'efficacia di comunicazione. Personalmente ho sempre utilizzato i social come un percorso, come una comunicazione del fatto che il vostro medico si aggiorna, non per far vedere quanto è bravo. Capisco che comunque ci sia anche una volontà, e infatti in maniera corretta, molti colleghi lo fanno estremamente bene, di comunicare quello che è la loro capacità di risultato per poter ovviamente dare una obiettività in qualche cosa che spesso viene visto solamente magari dall'amica o viene visto solamente dalla persona o delle foto delle quali ce ne sono milioni all'interno del web. Indiscutibilmente il social è uno strumento che, utilizzato bene, permette di essere importante non solo nel rapporto medico-paziente, ma anche nel rapporto medico-medico. Dottor Dell'Avanzato, la ringrazio molto per questo suo prezioso contributo. Grazie a lei. E le auguro buona giornata. Altrettanto, grazie.